Signor Presidente della Regione, signori sindaci, a cominciare dal sindaco di questa città, della città di Milano, autorità tutte, rappresentanti del governo, signor ministro, signor sottosegretario, signor prefetto, un giorno di gioia perché possiamo portare a casa alcuni risultati. Naturalmente il presidente Maroni rilancia alla grande, ma è contento del fatto che abbiamo mantenuto l'impegno, e devo dire io sono molto contento del metodo, perché in realtà troppe volte, lo sappiamo tutti, lo sa il presidente Maroni che ha avuto anche responsabilità di governo, lo sanno tutti i sindaci, noi abbiamo un problema costante che non riusciamo ad avere una progettualità degna di questo nome nel nostro paese, perché le risorse ci sono o ci sarebbero, ma manca la capacità di progettarle, di progettarne l'attuazione. I patti possono essere uno strumento, devo dire, molto semplice, se volete anche quasi banale. Claudio De Vincenti non me ne vorrà quando utilizzo il termine banale, visto il grado di lavoro faticoso che ha dovuto sopportare, ma un lavoro molto semplice che permette di capire chi, cosa, come e quando. Di conseguenza anch'io esprimo la mia gratitudine, la mia soddisfazione per questo raggiungimento di traguardo, e naturalmente adesso l'obiettivo è l'implementazione e lo svolgimento il più rapido possibile. Il messaggio del quando è l'ora porta a casa, così almeno mi pare di aver tradotto, con una battuta potrei dire che appena Roberto Maroni ha visto l'espressione governo tecnico da qualche parte si è buttato a firmare, perché conoscendo come funziona si è immediatamente precipitato dicendo quando è che si firma. Però in realtà le battute politiche le lasciamo da parte. Il punto è il seguente: tra l'altro sono contento, se non ricordo male, io qui c'ero già stato durante un'iniziativa sull'Expo, e ricordiamo quel successo che peraltro ha visto molti di voi protagonisti con diversi ruoli. L'Expo, il Giubileo, stanno dimostrando che l'Italia ha una efficienza nell'organizzare le cose, nel gestire le cose, che tutto sommato spesso non raccontiamo. Noi abbiamo superato da poco i 1000 giorni al governo, di questi 533 sono stati caratterizzati da grandi eventi, Expo e Giubileo. Eppure, grazie al lavoro non nostro, non solo nostro, i risultati che si sono verificati sono risultati positivi. Milano più di ogni altro, la Lombardia più di ogni altro, conosce quanto sia stato importante l'Expo. Ma in realtà, ripensandoci, e ne abbiamo discusso tante volte, un po' tutto il paese, tutto il settore dell'agroalimentare, chi meglio di Maurizio può dirlo, sta toccando con mano i risultati di quella intuizione, di quell'investimento. Si può fare, si possono fare le cose. Non è vero che vince chi dice sempre no. Ritiratela indietro, cancellatela, giuro che, anzi, non dirò nemmeno che Maroni ha fatto un chiaro riferimento ai costi standard che sta dentro una riforma, non ne parlerò perché non vorrei dare notizie. Battute a parte, non è vero chi dice sempre che si può bloccare, ecco, più correttamente, mettiamola così. L'altro giorno sono stato alla Fiat a Cassino, all'Alfa Romeo, un luogo meraviglioso. Quattro anni fa, quanti dicevano non ce la faremo, l'industria automobilistica è finita? Qualcuno, in quel caso il management, parte del sindacato, la proprietà ci ha creduto, e adesso quella realtà è a 4.300 posti di lavoro più 1.800 che verranno assunti nei prossimi mesi. Insomma, bisogna crederci, indipendentemente ovviamente dai sì e dei no per altri motivi. Tutti noi dobbiamo crederci, dobbiamo investirci, dobbiamo pensare che il nostro paese non è soltanto un paese che può essere declinato al passato. Il patto per la Lombardia, 11 miliardi di investimenti, De Vincenti ti sei fatto fregare però, te l'ha chiesto 10, gli hai dati 10 e 7, t'ha preso sulla stanchezza, Vabbè, è comunque una opportunità interessante, credo di poter valorizzare molto il metodo che consentirà ai sindaci delle varie città di poter interloquire e dialogare per riuscire a individuare delle priorità. Insomma, se ci pensiamo, un po' tutta questa regione, non soltanto il meraviglioso comune capoluogo che svolge oggettivamente un ruolo di leadership in Italia, lo sappiamo e lo vediamo e lo tocchiamo con mano, ma tutto il comuni, io penso di averli visitati abbastanza, diciamo così, con Mantova e Bergamo sono allo stalking, per il resto siamo, sono realtà che dimostrano con grande forza come
investendo in progetti seri e articolati, il Paese può ripartire. E allora chiudo rapidissimamente. Firmiamo questi 11 miliardi di investimenti, 10 miliardi e 700 milioni. Devo ammettere che è stato molto utile anche per noi il metodo del patto, perché talvolta il governo, questa è stata una cosa che abbiamo sperimentato, i sindaci forse non c'erano abituati, io non c'ero abituato, il governo arrivi, mentre all'interno di una esperienza amministrativa il sindaco è davvero il coordinatore e in qualche modo il punto di riferimento, nel governo per come funziona oggi, ma anche domani perché è una parte che non viene toccata da niente, la capacità di coordinare le varie voci non è come in una giunta, dove tutto sommato gli assessori hanno la loro autonomia, però rispondono al presidente e al coordinamento. Al governo purtroppo questo c'è nel momento in cui c'è una forte coesione politica, ma le burocrazie centrali sono pensate per lavorare a compartimenti stagni. Il metodo di lavoro che è stato dato dai patti è un metodo straordinario, perché impone a tutti di avere una tempistica e di lavorare in squadra. Quindi per noi è stato utile. Perché l'abbiamo fatto? Lo dico con grande franchezza. Non abbiamo pensato alla Lombardia o a Milano quando sono nati i patti. Siamo nati da un problema di spesa dei fondi al Mezzogiorno. Noi viviamo una stagione in cui per responsabilità di governi che ci hanno preceduto noi diamo all'Europa 20 miliardi di euro tutti gli anni e ne prendiamo indietro 12. Se di questi 12 una parte li lasci per strada, hai vinto il premio Nobel della stupidità. Cioè, parliamoci chiaro, 20 miliardi da dare, 12 da prendere e non soltanto gli 8 miliardi, ma poi una parte di questi li lasci. Io con una signora una volta ho discusso perché mi ha detto vabbè, tanto sono fondi europei. Signora, sono fondi europei, per modo di dire, sono soldi delle sue tasse, che vengono poi dati, niente di male per carità, ma nemmeno di bene, a realtà imprenditoriali di paesi esteri. Per quale motivo? Bene, mentre ci impegniamo a riequilibrare questo rapporto di 20 a 12, intanto ci siamo detti lo scorso anno spendiamo bene i 12. È nato di lì, non dalla Lombardia, non da Milano. Sono partiti i patti, la Campania, a seguire la Calabria, e quando abbiamo visto che quel metodo funzionava, l'intuizione di Beppe è stata: scusa, ma perché non lo fate anche con noi amministratori territoriali? E immediatamente Roberto ha detto: beh sì, però ci sono anch'io, non è che io vengo volentieri a partecipare alla firma del patto con la città, ma voglio i denari anch'io. Bene, questo metodo è diventato un metodo che funziona però in tutto il centro-nord. Oggi firmiamo, domani firmiamo Venezia e Genova. Abbiamo firmato un patto non così rilevante, ahimè, con un'importante città del centro Italia situata tra Bologna e Roma, a cui sono stati dati molto meno soldi che avrebbe meritato molti di più, una città casuale, diciamo tra Barberino di Mugello e Incisa Valdarno, per intendersi, per dare un riferimento geografico, ho querelato per molto meno, e di conseguenza questo metodo di lavoro ci ha permesso però di arrivare oggi a un punto di soddisfazione, sul quale chiudo. L'Italia in che condizioni sta? Purtroppo l'Italia è profondamente divisa in due, macchia di leopardo vera. Noi abbiamo una parte del paese che sta viaggiando meglio della Germania, più veloce della Germania, è bellissimo. Era il nostro sogno iniziale, siamo partiti a febbraio 2014 dicendo basta di dire che noi faremo la fine della Grecia, dobbiamo andare meglio della Germania. Oggettivamente una parte del paese viaggia a quel ritmo lì, spaventoso, straordinario. E tuttavia c'è una parte del paese, in particolar modo in una zona geografica, quella del Mezzogiorno, che ancora fatica. I dati dell'Istat ci dicono, io li ho pubblicati oggi sui social miei perché volevo che restassero, 656.000 posti di lavoro in più da febbraio 2014 ad oggi, è un risultato, 665.000 inattivi in meno. Il presidente Maroni ha fatto il ministro e sa che un lavoratore inattivo in meno vale quanto un occupato in più, o perlomeno come messaggio di speranza vale quanto un lavoratore in più, è uno che si rimette in gioco, e il dimezzamento delle ore della cassa integrazione. Risultati che potrebbero farci festeggiare. Il problema è che c'è una divisione profonda tra nord e sud e anche all'interno del nord, tra alcune realtà che sono profondamente in crescita ed altre che soffrono, arrancano, anche in ragione, in considerazione
della diversa attitudine all'export e più in generale di un determinato presenza su settori maturi. Bene, a fronte di questo io dico che se riprendiamo a spendere i soldi degli investimenti pubblici che sono stati dimezzati durante il governo tecnico, dimezzati, da 40 miliardi di quando faceva il ministro Maroni a 20 miliardi del 2012 di investimenti pubblici annuali, esattamente il dimezzamento. Poi ti domandi perché, professor De Vincenti, visto che sei un professore di economia, non c'è bisogno di un professore come De Vincenti per dire che poi c'è il crollo dell'1% del PIL. Sono 20 miliardi meno di investimenti pubblici, è evidente che c'hai un calo importante del PIL. Ma se ripartiamo sugli investimenti pubblici, se investiamo sulla capitale umano, ed è molto importante l'investimento sull'Human Technopole, sulla statale, sulle varie realtà universitarie d'eccellenza che ha questa città e che ha questo territorio, perché ci sono realtà d'eccellenza non soltanto nel comune di Milano, bene, se c'è questo, io penso che l'Italia ce la possa fare. E allora, caro Presidente Maroni, vedremo se i cittadini vorranno i costi standard in Costituzione o no. Noi li abbiamo messi e quindi sarà interessante capire il responso, perché l'augurio e l'appello che ha fatto il Presidente Maroni ai costi standard mi trova profondamente d'accordo. Io sono assolutamente d'accordo con lui, ma quello che è certo, quando anche non ci fossero i costi standard o comunque andrà la discussione sui costi standard, che ricordo essere parte della riforma, voglio dirti e voglio dirvi che avete una grande responsabilità. Dopo 1000 giorni al governo del Paese e dopo aver visto un'Italia che per alcuni aspetti neanche conoscevo, perché sindaco di un comune importante, bello e significativo, ma comunque ha una visione limitata rispetto al resto del Paese, c'è un Paese che ha straordinarie potenzialità ma che ha una profonda divisione al proprio interno. Se la Lombardia, Milano in primis, prende per mano il Paese e ci porta piano piano nel futuro, credo che questo sia un atto importante per i lombardi, anche di orgoglio lombardo, per i 9 milioni di abitanti di questa regione, ma credo che sia fondamentale per dare speranza ai nostri figli. E per tutti questi motivi appongo volentieri la mia firma a questo patto, invitandovi ad essere il più solleciti possibile nell'implementazione, conoscendo e vedendo quanti soldi vi siete portati a casa, non ho dubbi che lo farete bene. Viva la Lombardia, viva l'Italia! Si procede adesso alla sottoscrizione del patto per la Lombardia. Firmano il Presidente della Regione Lombardia e del Consiglio dei Ministri. Costi standard, non è vero.